Il caso Gela, ci riferiamo all'ENI, è stato al centro di un vertice che si è svolto alla presidenza della regione siciliana, convocato dal prefetto di Caltanissetta. Presente il governatore Rosario Crocetta, l'amministrazione comunale, i rappresentanti sindacali e i vertici nazionali dell'ENI. Si è parlato della copertura degli ammortizzatori sociali, dell'anticipazione dei cantieri ENI e di quelli che verranno attivati utilizzando i 32 milioni di euro delle compensazioni. Grazie ai sindacati e all'amministrazione si è avuto un confronto con tutte le parti coinvolte nel protocollo d'intesa e nel progetto più ampio di un futuro di Gela con l'accordo di programma. E ci sono state diverse aperture nell'immediato per poter garantire gli ammortizzatori sociali e soprattutto per poter garantire invece dei lavori che possono partire subito. Lavori che possono partire subito grazie sia sui 32 milioni previsti per le compensazioni che verranno così spese nel territorio di Gela, ma sia con un programma di infrastrutture immediatamente cantierabili che il Comune a breve presenterà alla Regione per essere finanziate. Parliamo di strade, parliamo finalmente di rete fognaria, rete idrica, parliamo di quelle opere che possono consentire a Gela di poter avere un volto diverso ed avere quelle infrastrutture che possono creare un'economia reale per il territorio. C'è stata questa apertura da parte del Presidente Crocetta e noi la sfrutteremo in pieno, ma comunque la cosa importante è che continui il dialogo con tutte le forze presenti nel territorio per avere un obiettivo unico, il rilancio di Gela pensando a un futuro per Gela e non rimpiangendo quello che abbiamo avuto fino a qualche anno fa. Il Presidente della Regione Crocetta ha preannunciato per Gela, ma anche per Termini Imerese, una politica di opere pubbliche contando su progetti esecutivi su indicazione dei comuni. Entro martedì, ha dichiarato il Governatore, potrei consegnare già alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le opere cantierabili nel giro di un anno da finanziare nell'ambito del Patto per la Sicilia. Con l'incontro di oggi si è voluto puntualizzare l'impegno politico della Regione Siciliana, diciamo, incenerato sul Presidente della Regione, volto agli interessi del territorio. Abbiamo visto diverse aperture, sicuramente la nostra richiesta è che politicamente si faccia un indirizzo in merito ai ministeri e in merito allo Stato centrale per quello che deve essere il ruolo di Gela nel futuro. Mi riferisco principalmente al polo energetico green e al polo della logistica sul Mediterraneo. Sono due attività prevalenti che possono portare benefici al territorio, intendendo con questo non solo il territorio di Gela. Quindi è chiaro che il Presidente della Regione dovrà intestarsi politicamente questa battaglia nel confronto dello Stato centrale affinché i fondi importanti possano essere investiti a Gela sulle bonifiche e sullo sviluppo. CGL, CISL e UIL continueranno a monitorare il protocollo del 6 novembre del 2014 con l'augurio di non ripiombare nella solitudine di questi mesi che di certo aumenterebbe la tensione tra i lavoratori che invece hanno bisogno di risposte concrete da tutte le forze politiche.